Buonasera. Avete avuto una giornata con l'occasione di incontrare tante persone. Avete avuto una giornata forse faticosa, come poteva essere quella di San Giuseppe, o forse riposante, ma questa sera vogliamo raccogliere tutta la giornata e farla diventare preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una vita diventa vocazione perché la preghiera ci rende disponibili alla sequela di Gesù. Alcuni forse si immaginano che vocazione vuol dire che qualcun altro ha deciso cosa devo fare io, che Dio ha già scritto la strada che io devo percorrere. È un'immagine un po' fantastica di Dio. Dio non vuole che noi facciamo qualcosa. Dio vuole che noi siamo suoi figli, che noi siamo salvi, che noi siamo immacolati al suo cospetto nella carità. Questo che vuole Dio. E dunque, vocazione vuol dire scegliere quello che ci rende santi e immacolati nella carità. E ciascuno sceglie secondo le sue caratteristiche, i suoi desideri, le occasioni che la vita gli offre. Dio non ha predestinato le persone a fare qualcosa, ma ad essere felici. Io voglio invocare una speciale grazia di Dio per coloro che aiutano i ragazzi e i giovani a scoprire che la bellezza della vita consiste in questo, nel rispondere a colui che ci chiama alla gioia. Io voglio benedire tutte le persone sapienti che aiutano i ragazzi, gli adolescenti e i giovani a non scoraggiarsi, a non essere rinunciatari, a non seppellire il loro talento nel giardino, e invece a dire che bello vivere in pienezza, che bello essere santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità, che bello percorrere la terra e seminare la gioia. Ecco, questo voglio pregare. Preghiamo Maria, che sia la madre di ciascuno di noi, che ci aiuti ad essere come lei, disponibili a quella parola che è Kaire. Sii felice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Continuate a pregare. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.